siamo alla pasticceria Cornali dal 1880 con un prodotto unico che vi contraddistingue a livello mondiale. Ce lo volete raccontare? Assolutamente sì, il nostro cavallo di battaglia è il biscotto Codogno, che è stato prodotto, ha iniziato dal bisnonno nel 1880, che noi portiamo avanti con tanto orgoglio questa sua invenzione, perché riscuotiamo tanto successo. Il biscotto è semplicemente una semplice pasta frolla che noi tendiamo a non considerare biscotto, ma più un pasticcino, perché è più un dolce da fine pasto con un buon bicchiere di malvasia o anche da tè del pomeriggio. È un biscotto segreto in qualche modo, così speciale che avete ritenuto opportuno segretare, insomma, il marchio. Sì, assolutamente sì, il marchio è registrato, perché così almeno nessuno può chiamarlo biscotto Codogno, possiamo chiamarlo solo noi. La ricetta è tenuta gelosamente custodita dal 1880, per cui non la diremo mai. Chiaramente poi gli ingredienti sono anche scritti sulla scatola, per cui non c'è nessun segreto lì. Ne esistono due versioni, giusto? Una speciale realizzata in un'occasione particolare. Sì, inaugurazione dei locali nel 1983 abbiamo fatto il biscotto Codogno farcito, che è farcito con un tris di cioccolato, latte fondente gianduia aromatizzato al cedro, che riprende il gusto del cocco. Vediamo alle nostre spalle una fotografia, un'immagine che ritrae la pasticceria nel momento dell'inaugurazione di questa sede nella quale ci troviamo. Sì, era del 1903, sì. Il bisnonno ha cominciato nel 1880 a San Colombano. Poi verso la fine del secolo ha comperato questo stabile a Codogno e si era trasferito qui nel frattempo a metà della via Roma. Poi a fine secolo ha appunto comperato questo locale per ben 25.000 lire. E questa è presumibilmente la foto dell'inaugurazione del locale del 1903. Infatti si vede il bisnonno, e questa è la bisnonna, e questo è il nonno, che era del 1897 e qui ha 6 anni. Vedo l'indicazione della produzione di panettoni. Già allora sì, no, è un po' il nostro vanto. Oltre al biscotto Codogno, noi produciamo i panettoni ancora oggi, ed è il nostro vanto che portiamo avanti ancora oggi. Perché io dico sempre che noi siamo stati, diciamo, bravi a portare avanti la tradizione, ma il merito è tutto loro, che hanno cominciato come si lavorava una volta, insomma, bene, siamo orgogliosi dei nostri avi. La tradizione sarà un elemento vincente, a vostro avviso, anche per il futuro? Vedete un domani di una pasticceria che mantiene la tradizione in maniera così orgogliosa ed evidente come la vostra? Sì, penso proprio che sia il programma sia questo. Speriamo di poter andare avanti il più possibile, e poi vedremo. Ecco, anche nelle prossime generazioni. Speriamo.